Sono Luca Lucini, ho 50 anni e faccio il regista. Io vivevo di cinema, andavo tantissimo al cinema, mi piaceva proprio anche da solo andare in una sala e stare ore e ore. Poi ho avuto un professore del liceo di storia e filosofia che mi ha molto motivato nell'affrontare la vita in una certa maniera, nella leggerezza, ma nella comunque coscienza di alcuni valori, alcune cose, alcune sensazioni. C'è in realtà un episodio perché all'epoca ovviamente ho vissuto come un dramma, perché praticamente io sono stato bocciato a settembre al liceo, rimandato in due materie con 5-5, bocciato con una 6-4, cioè in latino. Questa professoressa che in realtà un po' me l'aveva giurata, però in realtà mi ha fatto capire molte cose, io ho un atteggiamento molto superficiale a scuola, c'è stato un momento di maturazione molto importante, quindi quello è un episodio che mi è servito molto. Siamo stati degli autodidatti, collaboravamo e ci divertivamo e imparavamo sbagliando, che in effetti nel cinema le regole da imparare sono poche, poi ci vuole tanto tempo per riuscire a metterle in pratica e questo effettivamente è così, più fai esperienza ogni giorno diversa. Poi il gruppo di amici con cui abbiamo cercato di lavorare, credo che il mio lavoro sia un lavoro di collaborazione, è strano perché è un ruolo quasi dittatoriale, però che ha bisogno di tantissime capacità di altre persone, cioè il regista è quello che non sa far niente di suo, però sa dire a tutti quello che devono fare, che è una roba incredibile. Ognuno di loro ha una competenza molto specifica. E quindi assorbire le competenze, le sensibilità di tutte queste persone costantemente è una crescita continua. Oggi intanto la famiglia, avere figli, eccetera, ovviamente ti cambia la vita, anche la percezione di quello che fai è interessante.